Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi mostro questo catafalco che ho costruito perché ho fatto il nuovo abbeveratoio per le galline. Eccolo qua. Ora ve ne parlo nel dettaglio. Eccoci sul canale. Perché mi è venuta questa idea? Perché l'attuale abbeveratoio, quello a bidoncino classico rovesciato, in pratica se non appoggia esattamente sul piano e anche se è appeso, magari quando oscilla, perde acqua e quindi 20-25 litri mi durano un giorno. È inaccettabile come spreco. Oh, adesso state guardando in diretta, l'ho appena messo, saranno 10 minuti che è dentro il pollaio, perché l'ho tenuto in test per 2 settimane, 10 giorni, e ho visto che prima bevevano, si sono avvicinate. Tornando a noi, questo è l'abbeveratoio di cui voglio parlarvi in questo video. In pratica è una tazzina dotata di molla e saracinesca. L'acqua defluisce da questo scivolo qui, lui si abbassa e in base alla regolazione che diamo noi termina l'erogazione dell'acqua. Questa ve la faccio vedere, guardate che questa deve entrare in tutti i modi. Allora, in pratica, fino a che c'è acqua nella regolazione che abbiamo dato noi, non defluisce più acqua. Nel momento in cui gli animali bevono, che le galline bevono, si abbassa il livello dell'acqua, quindi si alza il livello della tazzina e ricomincia a defluire acqua. Vi parlo brevemente dell'impianto, che è elementare, potete farlo anche voi, è alla portata di tutti, costa veramente poco. Allora, 15 pezzi di questo costano 18,50 € circa su Amazon, dopo vi lascio il link giù in descrizione, così vedete se fa il caso vostro. O potete acquistarlo ovviamente da un'altra parte, ma almeno vedete le caratteristiche tecniche. Lattina da 25 litri, ho messo un innesto rapido. Dovrò mettere un rubinetto, tubo da 10, è un tubo di plastica da giardinaggio normalissimo. Ogni abbeveratoio è collegato all'altro dal tubetto da 10, tagliato a misura, e non occorrono fascette perché tanto non c'è pressione. Li ho già regolati io tutti. Una volta che collegate l'impianto alla tanica, l'unico problema che può insorgere è la presenza di bolle d'aria all'interno del sistema. Adesso vi faccio vedere come si tolgono. Semplicemente dovete prevedere alla fine o un rubinetto o un tubetto staccabile come ho fatto io. Ora vi mostro come si fa lo spurgo. Ecco, si fa scorrere un po' d'acqua. A posto. Spurgo fatto. Altrimenti si formano le bolle d'aria all'interno e non funziona il sistema. Ora vi mostro un attimino la regolazione un pochino più precisa. Mi avvicino con la telecamera. Facciamo finta, questi li ho già regolati come vi dicevo. Facciamo finta che questo sia vuoto, l'hanno bevuto, ecco, scorre l'acqua sempre più lentamente fino a che non raggiunge il livello voluto da me. Ora, se io tolgo tutto il registro, lui continua a far defluire acqua, dietro ha una sorta di troppo pieno e ovviamente butta fuori. Raggiunto questo livello, lo regolo. Scolo un attimino, così mi posso regolare meglio. Ecco, la regolazione è fatta. È molto semplice da fare, è anche abbastanza precisa e ha una vite molto sensibile, quindi ci dovete perdere un po' di tempo. Alcune si riempiono un po' di più e altre un po' di meno. Ovviamente parliamo di dispositivi non professionali, quindi non sono tutti uguali e bisogna avere un attimo di pazienza. Però è importante notare che con questo sistema si ha un risparmio d'acqua enorme. Allora, a cosa servono anche il troppopieno che c'è dietro? Ci viene comodo perché naturalmente ogni tanto dovremo fare la pulizia dell'impianto. Volente o nolente si formerà della muffa, delle alghe più che altro. Quindi con un po' di candeggina, acqua e candeggina, si lava tutto l'impianto. Poi si sciacqua molto bene con acqua. Questo lavoro è da far fuori dal pollaio per non danneggiare i nostri animali. Lo si porta fuori, magari se volete una struttura un pochino più leggera di questa, io qua ho usato un bancale, avevo in casa. Dopo si sciacqua abbondantemente con acqua, si rifà il lavaggio con l'acqua fresca e poi si può ridare alle nostre galline. Dunque, costi, vediamo un attimino, facciamo un po' il riassunto. Abbiamo detto 18 euro circa per 15 di quelli, ma io ne ho usati 7. La tanica l'avevo pagata 10 euro. È quella con il rubinetto e il tubo l'ho pagato 2-3 euro, l'ho preso un po' in più. Basta, insomma, alla fine con 30 euro abbiamo fatto un impianto decente. Bene, è stato un video molto semplice, molto veloce. Spero che vi sia stato utile. Se avete degli animali da cortile, vi può venire utile questo sistema. È molto semplice, è veramente elementare.
costa poco e si assicura loro la quantità di acqua pulita nel momento in cui ne hanno bisogno. Ce ne sono anche altri tipi dove devono toccare col becco una levetta e allora gli esce la goccia d'acqua. Onestamente non mi piacciono perché dovrei cominciare a stargli dietro, a fargli capire un attimino come funziona. Questo è elementare, ho visto si sono avvicinati. Ultima cosa, distanza da terra, le avevo messe a 22 centimetri, se vedete ci sono i fori. Poi però ho capito che erano leggermente alte per loro, le ho messe a 15 centimetri. Quindi questa è l'altezza giusta, secondo me. Adesso fermerò il bancale con del fil di ferro alla rete in modo tale che non cada addosso a loro, perché magari loro ci vanno sopra, sono curiose, ci vanno su e gli cade e si fanno male. E l'ultima cosa da fare è quella di mettere del telo ombreggiante intorno alla tanica per far sì che non si formino le alghe all'interno. Bene, è tutto. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Mettetemi un like se vi piace, iscrivetevi se vi fa piacere, mi fa molto piacere se lo fate. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Rocca.